Buon pomeriggio a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è una giornata un po' difficile per me perché ho la febbre, ho 38 di febbre, sono rimasto a casa, però fortunatamente la nostra Inter mi ha regalato una bella soddisfazione. L'Inter ha battuto 2-0 alla Salernitana, è stata una partita tranquilla, la squadra fortunatamente ha ripreso a correre pure in campionato. Era necessario ritornare a vincere in casa, soprattutto dopo la partita di Barcellona. E in queste partite tu devi dare continuità, perché non puoi fare una grande prova al Camp Nou e poi ricadere in casa contro delle squadre più deboli di te. Oggi l'Inter si è confermata, ha segnato con Lautaro nel primo tempo, ha raddoppiato con Barella. Sono particolarmente contento per tutte e due perché sia Lautaro che Barella, parliamoci chiaro, sono dei nostri simboli, sono i nostri due nostri patrimoni, perché uno è un attaccante che molti vorrebbero, l'altro un centrocampista che quando rimane calmo come oggi è uno dei migliori in Italia e non solo, e oggi hanno fatto il loro dovere, la squadra si è comportata bene, qualche occasione l'ha concessa la Salernitana, infatti pure Onana oggi ha dato una bella risposta, nel senso, se non ricordo male, 2 o 3 minuti prima del gol di Barella, Onana è stato impegnato, ha fatto una bella parata su quel colpo di testa. Bisogna dirlo, in quell'occasione De Vrij ha dormito. Pure, ecco, l'unico reparto che non mi è piaciuto al 100% è stato il reparto difensivo, nel senso, Skriniar è partito un po' così e così, poi è cresciuto nel secondo tempo. De Vrij invece ha fatto il percorso inverso, è partito bene nel primo tempo, nel secondo tempo ha regalato quell'occasione lì, però poi la squadra ha ripreso a correre. Da sottolineare la prestazione sontuosa di Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è il nuovo cervello del centrocampo, nel senso, grande assist per Barella, ha fatto l'assist a Barcellona, nella partita d'andata col Barcellona ha segnato il gol decisivo, cioè è in un momento strepitoso. Io non ho mai dubitato delle qualità tecniche di Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu è sempre stato un giocatore valido tecnicamente all'Inter così come al Milan. Ho dubitato un po' della sua continuità, nel senso l'ho sempre considerato forte ma discontinuo. E nelle ultime partite ha ritrovato una continuità di assoluto livello, perché da 3-4 partite che dirige il centrocampo, che detta legge, sa dettare molto bene i tempi, sa fare assist, sa anche recuperare perché ha fatto anche un ottimo lavoro in fase di interdizione, sia nella partita contro il Barcellona che nella partita di oggi. Secondo me, l'unico errore che ha fatto Inzaghi nella partita col Barcellona è stato quello di cambiare Çalhanoğlu nel secondo tempo. Çalhanoğlu era in un momento incredibile, oggi si è confermato. Cioè, stupendo l'assist del secondo gol di Barella, stupendo, cioè da 10 in pagella. Oltretutto, ricordiamocelo, lui non è neanche mancino. Cioè, ha fatto un lancio strepitoso, poi Barella molto bravo che ha superato l'uomo e l'ha buttata dentro. Barella, che è giusto sottolineare quest'altro dato, quest'anno sta segnando tanto, perché ha già segnato 4 gol in questa prima parte della stagione. Lui ha sempre fatto tanti assist, ha sempre dato un grande contributo, soprattutto dal centrocampo in giù, ma non ha mai segnato tanti gol. Cioè, l'anno scorso, se non ricordo male, ne ha segnati 3, nell'anno dello scudetto ne ha segnati 2 o 3, una cosa del genere, se non ricordo male. Quest'anno ne ha già segnati 4 tra campionato e Champions League. Uno stupendo a Udine in quella partita che purtroppo la squadra ha buttato. L'altro con la Cremonese al volo, e oggi pure ha segnato, ma era già andato in gol a Barcellona, quindi si sta confermando pure lui, sta tornando in forma. E mi hanno particolarmente stupito le dichiarazioni di Bastoni prima della partita. Bastoni oggi non è partito dal primo minuto, si è riposato e ha detto che nelle prime giornate nella squadra ci si puntava il dito l'uno contro l'altro, ora si sono parlati e hanno ritrovato la giusta unità di intenti. Questo è fondamentale perché una squadra, quando ha qualità, deve essere unita, perché se ognuno ragiona per conto suo, se ognuno pensa prima di tutto ad attaccare il compagno, non si è destinati a vincere niente. Se invece l'Inter fa l'Inter, come vi ho già detto dopo la partita col Barcellona, io non ho paura di nessuno. Ora, per
Per fortuna i big stanno ritornando in condizione. Per i big io intendo Lautaro, che oggi ha lasciato il segno, idem Barella, Çalhanoğlu in stato di grazia. La difesa comunque sta recuperando una forma accettabile, questo è un ottimo segnale. Ora dobbiamo sperare che i nostri avversari perdano dei punti per strada. Oggi tutto dovrebbe rimanere uguale perché il Napoli, se non ricordo, il Napoli ha il Bologna in casa, il Bologna che è in un momento disastroso, e il Milan va a Verona col Verona che anche lui è in crisi nera, perché per quanto mi riguarda le nostre principali concorrenti rimangono Napoli e Milan, perché sì, la Juventus ieri ha vinto col Torino, l'Atalanta ha vinto col Sassuolo, l'Atalanta ufficialmente in testa alla classifica, però quelle che secondo me con cui ci dobbiamo confrontare sono Napoli e Milan. Napoli e Milan vanno forte, noi siamo in ritardo, ma stiamo ritrovando la condizione. Ora, io sono dell'idea che poi se tu fai le cose per bene, se tu non ripeti certi errori, prima o poi ritorni nelle prime posizioni della classifica. Noi ci stiamo ritornando e dobbiamo solo aspettare il momento giusto per riprovare l'assalto ai primi posti. È chiaro che non è facile farlo, sei soprattutto delle concorrenti che corrono a dei ritmi così, che corrono così forte, però l'Inter non deve temere niente nessuno. Se dobbiamo parlare dei singoli, ripeto, molto bene Onana, mi è piaciuto Gosens è entrato in campo con una grande cattiveria agonistica e io spero che possa partire dal primo minuto a Firenze. Ora andiamo a Firenze contro la Fiorentina e lì sarà una trasferta durissima perché è vero che la Fiorentina non è reduce da un buon periodo, è stata sconfitta malamente dalla Lazio, però può sembrare assurdo, ma quando tu ti trovi in difficoltà, incontri delle grandi squadre e tendi a dare il 110%. Non vorrei che la prestazione che l'Inter ha fatto col Barcellona la facesse pure la Fiorentina contro l'Inter, perché la Fiorentina sa di essere inferiore, perciò butterà il cuore oltre l'ostacolo. Io purtroppo la partita contro la Fiorentina non la vedrò, perché già vi dico io in settimana mi trasferisco a Madrid, quindi seguirò tutte le partite da lì, però i video li farò sempre, le partite le guarderò ugualmente perché io no, non ce la faccio a non guardare la mia Inter. Pure dall'estero l'Inter la si porta, è mio dovere portarla sempre qua. Però in ogni caso sono contento anche per Inzaghi. Partiamo da un primo punto che Inzaghi sa di dover rimediare, sa di avere qualcosa da farsi perdonare per l'anno scorso e per la prima parte di quest'anno. Ora ha ricompattato un po' la squadra, deve fare le cose semplici. Io penso che in questa squadra non ci sia bisogno di fare rivoluzioni o di cambiare tutto, bisogna fare le cose semplici. Lui oggi ha fatto partire gli uomini giusti, per esempio ha praticamente confermato la stessa squadra che ha giocato al Camp Nou e non a caso ha vinto. Ha fatto poi dei cambi intelligenti, ha fatto entrare Correa, ora dobbiamo recuperare Lukaku. E io sono particolarmente curioso perché in queste ultime partite l'Inter ha cercato di tenere il baricentro un po' più basso. Con Lukaku sarà un po' diverso perché Lukaku rispetto a Dzeko ha molti anni in meno e quindi ha più forza fisica nelle gambe, può essere un valore aggiunto. Io sono davvero curioso di vedere Lukaku ora come si integrerà nel gioco di Inzaghi. Gioco di Inzaghi che è un po' cambiato rispetto alla prima parte della stagione. Lukaku nell'Inter di Conte, quando l'Inter teneva il baricentro basso, lui era semplicemente devastante, soprattutto in contropiede. Ora sono curioso, molto curioso. Posso ritenermi assolutamente soddisfatto del rendimento di Dzeko, perché Dzeko oggi non ha segnato, però ha fatto un lavoro importante in questi mesi, soprattutto col Sassuolo ce l'ha fatta vincere lui. Sono contento che Lautaro stia rientrando in condizione, ora dobbiamo recuperare anche Lukaku e Brozovic. Con Brozovic e Lukaku la squadra potrà solo crescere, potrà solo aumentare il suo potenziale. Detto ciò, è ancora una fase un po' particolare della stagione. Dobbiamo sperare in qualche caduta degli altri. Noi però in ogni caso ci siamo, abbiamo ripreso a correre, ora non ci dobbiamo fermare, perché le grandi squadre non possono avere solo dei momenti buoni, devono correre forte in tutti i momenti della stagione. Noi siamo partiti male, ora però ci stiamo rimettendo in forma. Meno male, forza Inter, grandi ragazzi e
E meno male che mi avete migliorato un po' la giornata di oggi, perché io mi sono svegliato con un febbrone allucinante. Ieri, oggi sarei dovuto andare a San Siro, purtroppo non ce l'ho fatta perché ora sono migliorato. Ieri avevo 38 ore, 37 e mezzo circa, però è pur sempre una febbre brutta, quindi ho voluto rimanere a casa per non rischiare. Detto ciò, allo stadio ci tornerò, prima o dopo il mio a Madrid, prima o dopo il mio trasferimento a Madrid. Andrò sicuramente per il Bologna, perché comunque farò il pendolare un po' a Milano-Madrid, ma allo stadio, quando avrò l'occasione, ci ritornerò sicuramente. Amala, un saluto e sempre forza Inter.